2 anni fa siamo venuti qua per vedere le condizioni di questo immobile fortemente degradato e abbandonato all'incuria dei tempi e, se vogliamo, anche di qualche amministrazione passata. Oggi, fortunatamente, invece, ritorniamo per consegnare a 22 famiglie un immobile assolutamente ristrutturato e questo grazie all'impegno dell'IACP in sinergia col Comune di Trapani. Qua c'è il sindaco di Trapani. Abbiamo oggi il piacere, l'onore, di avere anche il prefetto di Trapani, la dottoressa Cucuzza, con la quale abbiamo sempre avuto un rapporto sinergico. Ecco, il governo Musumeci, assieme all'IACP, assieme ai funzionari, ai dirigenti, li vorrei ringraziare tutti, ma anche ai precedenti commissari Pandolfo e Foti, hanno fatto un atto significativo, non soltanto per Trapani, ma anche per la Sicilia.